Salve a tutti, benvenuti al primo episodio di Lockdown. In questa serie, si spera, una puntata al giorno, di aggiornamenti sulla situazione del Covid-19 in Italia. E, dicevo, si spera una al giorno perché i mezzi sono quelli che sono, siamo in telelavoro, come si può ben evincere dalla situazione. E cos'è il lockdown? Lockdown è meno di un TG, però più di un semplice video racconto, di un video diario. Vi daremo dei dati aggiornati, seconda del giorno, insomma, della situazione dei contagi e decessi e guarigioni del nazionale, regionale e locale, con una piccola parentesi sulla situazione dei paesi limitrofi a Rutigliano, quindi Rutigliano, Nuecatro, Mola, Trigiano, Turi, Conversano, o qualora dovessero esserci dati interessanti di altri paesi vicini, vi daremo anche quelli. Sì, sto parlando al plurale perché vedete solo me davanti alla telecamera, però siamo in smart working, stiamo lavorando con una redazione ben fornita, sono molto orgoglioso di questa redazione, l'abbiamo riunita qualche giorno fa. Ci sono Michele Rubino, Teresa Gallone, Rocco Giuliano, Alessandro Romagno, Cicero Mito e nei prossimi giorni speriamo si aggiungano altre persone. A loro va inizialmente il mio ringraziamento prima di cominciare questa avventura. Quindi partiamo con i dati di oggi, aggiornati dalla Protezione Civile, aggiornati alle ore 18 del 16 marzo 2020. Stando ai dati del Dipartimento della Protezione Civile, emessi alle ore 18 circa sul portale Open Data DPC del Dipartimento della Protezione Civile, quindi attualmente positivi sono 23.073 pazienti, i guariti sono 2.749, deceduti, in attesa naturalmente della conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, 2.158. Per quanto riguarda la Regione Puglia, il conteggio è fermo a 230, ma si attenderanno sicuramente aggiornamenti nel corso della serata, quindi prima della mezzanotte. Liderà direttamente, con tutta probabilità, il governatore Michele Emiliano. Siamo fermi nel conteggio qui sul sito del Dipartimento della Protezione Civile a 230 casi, dei quali sono questi 230 così ripartiti, dei quali 116 ricoverati con sintomi, 6 in terapia intensiva, per un totale di 122 ospedalizzati, 90 in isolamento domiciliare e quindi attualmente positivi 212. Attualmente 0 nuovi positivi, però ripetiamo, i dati sono ancora da aggiornare, quindi sono con tutta probabilità gli stessi del 15 di marzo. 2 dimessi o guariti e in attesa di conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, se possono essere completamente dimessi. 16 i deceduti. Quindi per un caso totale, per un sì, casi totali, 230 contagiati. Per quanto riguarda invece le informazioni della zona, del locale, della zona di Rutigliano, abbiamo Teresa Gallone per gli aggiornamenti su Turi e Mola di Bari, mentre Michele Rubino per quanto riguarda il resto. Sentiamo prima Teresa Gallone. Per gli aggiornamenti dai comuni limitrofi a Turi è prevista per domani la sanificazione aerea sul territorio comunale, stando al contenuto del comunicato diramato dalla sindaca Ippolita Resta, che ha prestato anche omaggio sui social al 38enne turese deceduto, tirando anche le bandiere a mezz'asta in tutto il comune. A Mola di Bari non si ferma l'attività del sindaco Giuseppe Colonna per combattere gli assembramenti e la diffusione di false notizie sui contagi, per ora assenti sul territorio comunale. Ha diffuso inoltre via social l'elenco delle attività commerciali che forniscono servizio a domicilio e sottolinea quanto i denunciati per assenza di autocertificazione valida siano già 10 sul territorio al momento. Ora Michele Rubino. Michele, che aggiornamenti ci porti?
Buonasera Gianluca, buonasera a tutti coloro i quali ci stanno seguendo e a coloro i quali magari lo faranno in un secondo momento sfruttando la permanenza tanto forzata quanto utile nelle proprie case. Allora, tratteremo, come hai anticipato tu, i dati statistici relativi al numero dei contagi in Puglia, nello specifico nella provincia di Bari. Nel far questo, però, è opportuno precisare, prenderemo in esame i dati pervenuti nella giornata di ieri dalla Regione Puglia. Come sappiamo, il governatore Emiliano aggiorna quotidianamente circa il numero dei contagi, ma il relativo bollettino è fruibile sul sito della Regione a partire dalle ore 20. Quindi analizziamo i dati pervenuti nella giornata di ieri che dicono di 248 contagi complessivi nella Puglia e tra questi 63 sono da registrare nella provincia di Bari, che come tale quindi si attesta al primo posto tra le province più pugliesi più affette, scusatemi il gioco di parole, e in un certo senso a mio modo di vedere su questo dato influisce anche e soprattutto l'estensione del territorio della provincia, che quindi apre chiaramente, inevitabilmente, a più spirali di possibilità di contagio. A questi dati poi dobbiamo aggiungere le novità raccolte nella giornata odierna tramite le ormai consuete note dei vari sindaci dei comuni e tramite le notizie delle testate giornalistiche. Parto col dire che ci sono primi casi di contagio a Santeramo, Palo del Colle e Grumo Appula e soprattutto nella mattinata odierna è stato comunicato dal sindaco di Gravina il terzo decesso nella provincia. Sicuramente un numero che crescerà quest'oggi, ieri si attestava a 18, ma già con questo decesso si registrerà almeno per quel che sappiamo un caso in più di decesso. Decesso di Gravina di un anziano ultra-ottantenne che idealmente si unisce a quelli registrati negli ultimi giorni. Ieri, ad esempio, mi viene da pensare al 38enne scomparso a Turi. C'è da segnalare anche il terzo decesso tra quelli, in un certo senso, preannunciati poco fa, ed è di un anziano di 90 anni ad Altamura. Quindi, sinora sono tre i decessi nella provincia di Bari. E in tutti e tre i casi si tratta di individui con patologie o patologie pregresse o comunque situazioni precarie di salute. All'elenco di comuni appena stilato se ne aggiungono altri che hanno, tra virgolette, contato casi di contagio nei giorni scorsi. Mi viene da pensare a Cassano delle Murge, Terlizzi, Conversano, Bitonto, che ne conta al momento 2, Valenzano, Trigiano, Noci, Monopoli, Cellammare, Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti e Casa Massima. Importante subito notare come sul totale di 41 comuni, almeno la metà, l'esatta metà contando anche la città di Bari, che avrà certamente un numero di contagi superiore a quello appena menzionato per altri comuni, diciamo l'esatta metà può vantare almeno un caso di contagio, vantare chiaramente in senso negativo. A questa tendenza poi si registra un picco in un certo senso per quanto riguarda il comune di Vitritto, che è una situazione abbastanza particolare, perché soli 3 giorni fa non si contava alcun caso in questa cittadina, in 72 ore invece i casi sono saliti a 5, una crescita importante di una rapidità che a mio avviso fa pensare che addirittura si possa innescare un focolaio come accaduto per esempio a San Marco in Lamis nel Foggiano, soprattutto se si considera che Vitritto ha come popolazione circa 11.000 abitanti. È il caso in un certo senso da tenere un po' più sott'occhio per quel che riguarda i comuni della provincia, Bari escluso. Poi è importante sottolineare come sulla lista dei 10 comuni più popolosi, solo 3 città al momento non hanno casi di contagio. Parliamo di Molfetta, Corato e Modugno. Abbiamo in un certo senso già detto poi qual è la situazione di comuni non contagiati, la rimanente metà, per così dire, tra cui è compresa la nostra Rutigliano, per fortuna, e anche altri comuni limitrofi, tra cui Noicattaro e Mola di Bari.
Chiudo con quest'ultimo aspetto che a noi interessa maggiormente, quindi la mia disamina. L'auspicio chiaramente è che tutti possano mantenere fede a quelle che sono state le disposizioni e le misure governative. Invito tutti a seguire anche in differita la trasmissione, così da rimanere, come si suol dire in questi giorni, a casa. L'auspicio che faccio è che chiaramente andrà tutto bene. Questa è la situazione dei contagi ad oggi. Intanto facciamo una piccola carrellata di social e cominciamo con la pagina Facebook ufficiale del sindaco Giuseppe Valenzano che questa mattina ha postato una forte requisitoria contro chi ancora non osserva il restate a casa. Sottolinea il concetto per chi ancora non lo comprende, ditiglielo in vernacolo, statacast, hashtag statacast. Continua ancora nel post il sindaco Giuseppe Valenzano, il sindaco di Rutigliano, non avremo pietà per nessuno, qualche imbecille rischia di vanificare lo sforzo e lavori e lavoro fatto da tanti, vergogna. Ancora, naturalmente il post lo potete trovare sulla pagina ufficiale Giuseppe Valenzano, sindaco. Successivamente il sindaco di Rutigliano ha postato altri contenuti, tra i quali un dato molto interessante che stiamo aspettando anche noi riguardo riguardo la situazione sì, stavano aspettando dei dati dalla Confcommercio riguardo la situazione degli esercizi commerciali che possono rimanere aperti ma offrono un servizio a domicilio. Quindi, si spera nelle prossime puntate vi daremo una lista completa e ben fornita di tutte le attività commerciali che offrono un servizio a domicilio per poter, appunto, come dice il sindaco, starcene alle case, o meglio, statacast. Andiamo avanti con delle buone notizie. Almeno ogni tanto ce ne sono. Ieri, domenica 15 marzo, c'è stata la donazione del sangue che non si è fermata. Naturalmente non si è fermata, anche Rutigliano ha risposto bene, ce ne dà notizia la Fratres Rutigliano sul suo profilo, ha pubblicato un video con una carrellata di foto di chi ha donato il sangue e ci sono stati ben 52 richieste, 52 donatori, insomma, a Rutigliano. Hanno donato sangue in una situazione così, così delicata e quindi sono 52 grazie da parte di tutti noi, da parte di tutti noi. Il prossimo appuntamento ci ricorda la Fratres, è mercoledì 18 marzo, ci dice siamo di nuovo in campo, io sto attento ma dono, l'hashtag che hanno utilizzato, pertanto contattateci via Facebook, Instagram o al numero 329-417-9318 con un SMS o una chiamata. Vi invitiamo, qualora foste di buon cuore e idonei, di contattare la Fratres e dare anche voi il vostro contributo. Ancora una buona notizia viene dal Burundi, ce ne dà notizia Forinzu, che è una onlus rappresentata a Rutigliano da alcune famiglie, quattro famiglie che hanno adottato dal Burundi e si prefiggono l'obiettivo di costruire, e ci stanno riuscendo, stando agli ultimi aggiornamenti, un orfanotrofio in Burundi. Arriva questo video. Seguiamo. Restiamo sulla pagina Facebook del sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano. E riproponiamo a scopo informativo questa diretta Facebook pubblicata sempre sulla pagina ufficiale del sindaco il 14 marzo alle ore 18:15. Questa diretta Facebook contiene alcune delle raccomandazioni del primo cittadino di Rutigliano. Vediamolo subito. Buonasera a tutti e innanzitutto grazie per i messaggi che mi state inviando in queste ore, in questi giorni. Mettiamoci in testa che però il risultato dipende da tutti e lo sforzo dobbiamo farlo necessariamente tutti quanti insieme, altrimenti ogni iniziativa sarà inutile. La mancanza assoluta di rispetto delle regole da parte di qualcuno rischia di
veramente vanificare il lavoro di tutti quanti. L'invito che vi faccio e che vi torno a fare è quello di restare a casa. Mi avete scritto se potete andare a fare una passeggiata, mi avete scritto se potete andare a correre, è consentito farli da soli, ma credo che sia indispensabile un attimo fermarsi. Nulla succede se per qualche giorno evitiamo di uscire, evitiamo oltre ogni forma di assembramento, evitiamo anche di stare fuori. Ho ricevuto questa mattina la telefonata del direttore del distretto della nostra ASL, il quale mi raccomandava alcune cose importanti. Innanzitutto, per fare la spesa cercate di uscire una sola persona per volta, magari sempre la stessa persona che esce a fare la spesa. Mi raccomando, a lavare le mani, a igienizzare le superfici che toccate e possibilmente anche a lasciare le scarpe fuori quando entrate in casa. Stasera è sabato sera, inutile fare assembramenti in casa, magari una panzerottata invitando amici, parenti, no, nonni, zii e qualsiasi altra persona. Rischieremo davvero di vanificare tutto il lavoro che stiamo facendo. Cerchiamo di restare da soli in casa con la nostra famiglia e magari di vivere questo momento con la famiglia. È importante. Ogni assembramento in casa rischierebbe di vanificare tutto il lavoro fatto. Per la spesa andate da soli, evitate di andare insieme, cercate di utilizzare tutte quante le precauzioni. Un ultimo messaggio lo rivolgo a chi è tornato dal nord, da quelle che erano le zone rosse, considerato che adesso l'Italia è tutta zona protetta. Tornati, restate a casa e non andate in giro. Rischiate di contagiare soprattutto i vostri familiari e tutta la gente che incontrate. Abbiate cura, per favore, di chi vi sta vicino, ma soprattutto di tutta la gente che sta e di tutti i cittadini di Rutigliano. Ve lo dico con davvero tantissima carica, cerchiamo di fare questo sforzo, cerchiamo di farlo tutto insieme e domani l'invito che vi faccio a fermarvi. Ripeto, è inutile fare le scorte per gli approvvigionamenti. I negozi di generi alimentari non chiuderanno, sarà sempre garantito la possibilità di fare la spesa. È inutile fare le scorte, le file chilometriche ad aspettare il turno per poter fare la spesa. Cerchiamo di essere responsabili e attenti anche in questo. Da parte mia continuerò a darvi tutte le risposte, così come sto facendo, a tutti i vostri messaggi privati. Le forze dell'ordine, qualcuno mi scrive in piazza con la Mussi, c'è gente. Le forze dell'ordine stanno girando, stanno pattugliando tutto il territorio. Come vi ho detto, tra ieri e avantieri sono state deferite, sono state segnalate all'autorità giudiziaria diverse persone. Oggi mi risulta che sono state fermate altre persone. Cerchiamo di fare il possibile anche in questo. Cerchiamo di essere noi i primi a comunicare a queste persone che è inutile stare insieme. Attenzione, attenzione stasera, attenzione domani. Fermiamoci un attimo. Fermiamoci un attimo, solo così riusciremo a uscirne fuori. Ve lo chiedo, lo so, è difficile, è brutto per tutti, è brutto per le relazioni sociali, è brutto per chi si trova a dover affrontare in prima persona e a dover gestire un momento come questo, ma i meriti saranno di tutti e il risultato ce la faremo solamente se tutti quanti ci mettiamo il massimo dell'impegno. È un invito che vi faccio perché non c'è, vi dico anche questo, non c'è sanificazione che tenga se prima tutti quanti noi non restiamo a casa. Domani faremo la sanificazione,
Faremo la sanificazione dei luoghi più importanti che sono oggetto di aggregazione, ambulatori dei medici, farmacisti, supermercati, luoghi pubblici, banche, poste. Lo faremo con attenzione sui marciapiedi, lo faremo con la massima attenzione. Però se noi per primi non restiamo a casa, non avremo ottenuto nulla. La sanificazione non significa poi poter uscire e poter stare per le strade. Fino al 25 marzo dobbiamo usare tutte le cautele. Quindi mi raccomando, impegnatevi a far questo, cercate di trasmetterlo alle persone che stanno vicino. Mi scrivete se è possibile fare la passeggiata con il cane. Ho già scritto a qualcuno, in solitaria si può uscire un attimo, uscire con il cane, evitando delle aggregazioni come ho visto ieri sera al parco urbano. Evitando queste aggregazioni potete farlo, ma rientrate subito a casa e restate a casa da soli. Mi raccomando, anche stasera, se ci ritroveremo nelle case, vanificheremo tutti gli sforzi fatti fino a questo momento. Quindi è l'invito che vi faccio. L'invito ad una comunità attenta, ad una comunità che sta rispondendo in maniera responsabile e che sta rispondendo con tante iniziative. Io vi saluto, qualsiasi domanda potete comunicarmela in privato e avrete sempre la mia risposta. Grazie, buona serata a tutti. Lockdown si prefigge anche l'obiettivo di portare la parte migliore dei social, quindi non solo le bufale, come vedremo in seguito, e ci colleghiamo immediatamente con il Gaguro, mandiamo alcuni dei memini croccanti che hanno pubblicato in questi giorni. Questo è il primo. Come vediamo, è una scena tratta dal film dei Simpson, il momento in cui la città di Springfield viene messa in quarantena. Naturalmente è inutile da spiegare perché l'ironia non si spiega. Come non si spiega l'ironia di questa citazione d'autore del film di Aldo Giovane e Giacomo, Tre uomini e una gamba, nell'episodio di Ai Ai e Brazorf. Sindaco Giuseppe Valenzano, che è diventato anche una star del web dopo il suo video, durante il quale suona un pezzo dei Modà al pianoforte, e vediamo subito la versione tratta da Il Gaguro, prima la versione, scusatemi, prima la versione vera, quella pubblicata, e la versione successivamente pubblicata dal Tanto tempo che non la suono, ma è sempre bellissima. Farò il
sezione La bufala del giorno. La bufala di oggi tratta un audio che va in giro su WhatsApp, è stato affrontato dai migliori debunker che ci sono in Italia, tra cui Butak, bufale.net, lo stesso David Puente di Open. Che cosa dice questo audio? Questo audio parla praticamente della possibilità del Covid-19, del cosiddetto coronavirus, di sopravvivere sull'asfalto per 9 giorni, e quindi raccomanda a tutti di levarsi le scarpe, di utilizzare lo stesso paio di scarpe per uscire, se uscite, di utilizzare lo stesso paio di scarpe per uscire e mettersi le pantofole, insomma, trovare i rimedi per non portare le scarpe in casa. Molto sommariamente, facendo una carrellata, una rassegna stampa di che cosa è uscito fuori dal fact-checking di questa notizia, è che è sicuramente un falso, come la stragrande maggioranza degli audio WhatsApp che girano, maledetti. In particolare bufale.net ci dice che è sufficiente riportare un articolo alla stampa, quindi un articolo della stampa che ha citato a sua volta l'Istituto Superiore della Sanità. L'Istituto Superiore della Sanità dice che non ha molto senso questo audio, in quanto il contagio avviene attraverso le goccioline dell'aria, quindi semplicemente attraverso il contatto anche con l'aria respirata e quant'altro, quindi non ha tutto questo senso, anche perché difficilmente troveremmo qualcuno che vada in giro a leccare l'asfalto o a leccare le suole delle scarpe. L'Istituto Superiore della Sanità dice che sì, è una buona pratica igienica, una buona norma igienica, ma il Covid-19 no, per il Covid-19 no, perché la sua trasmissione avviene con goccioline che mettiamo tossendo o starnutendo non in altro modo, quindi non c'è contagio senza il contatto con queste goccioline dell'aria che emettiamo. L'Istituto Superiore della Sanità dice che sì, è una buona pratica igienica, una buona norma igienica quello di lasciare fuori dall'abitazione le scarpe, o meglio in un androne per chi avesse, insomma, un'anticamera prima di entrare nello spazio abitato, però no, non ha molto senso per il Covid-19. Quindi, per quanti stessero applicando questa norma, poteva andare peggio, nel senso che ci sono fake news ben più gravi, però non è proprio una pratica per il Covid-19. Se state mettendo fuori le scarpe, va bene, non c'è alcun rischio per la salute, anzi l'Istituto Superiore dice che è una buona norma igienica, però non vi aiuterà a prevenire il Covid-19. Siamo al termine della prima puntata di Lockdown. Io riprendo l'occasione per ringraziare la redazione, Michele Rubino, Teresa Gallone, Alessandro Romagno, Rocco Giuliano, Cicero Mito, che mi stanno dando una mano in questo nuovo progetto, in questa nuova avventura. Speriamo di vederci nella puntata successiva, non perché succede qualcosa, però gli inconvenienti tecnici potrebbero sempre esserci. E vi lancio questa, che è una sfida, però stiamo aprendo questa piccola rubrica, ovvero A casa mia. Che cosa succede a casa vostra durante il lockdown? Mandateci dei video, delle foto, qualsiasi cosa voi vogliate, e lo manderemo in onda nel prossimo episodio di Lockdown, in quello di domani. Potete mandarlo al WhatsApp 393-5607-667, su Facebook, sulla pagina Fracasso, Instagram, come preferite. Noi ci vediamo domani.